Ciao Screen Wakers, buongiorno, buonasera, io sono Vi e questo è un nuovo video. Il 23 maggio arriva in sala Furiosa, il prequel che racconta l'origin story della Furiosa di Mad Max Fury Road. E oggi vi voglio raccontare un aneddoto sul casting di Anya Taylor-Joy, chiamata a interpretare lo stesso ruolo che fu di Charlize Theron nel 2015. Anya Taylor-Joy e Charlize Theron condividono un legame che forse non conoscete e che rende il loro casting per Furiosa ancora più interessante. Fungendo come quinto capitolo della serie di Mad Max, Furiosa vede protagonista Anya Taylor-Joy nel ruolo del personaggio principale, appunto. Tuttavia, anni prima che la star venisse chiamata per il ruolo nel franchise, Charlize Theron ha interpretato una versione più matura dell'imperatrice furiosa in Mad Max Fury Road. Entrambe le attrici sono perfettamente adatte al loro ruolo, a modo loro in modo diverso, costruendo interpretazioni che si adattano ai diversi periodi del viaggio del personaggio. Mentre Charlize Theron ritrae perfettamente il modo in cui le sabbie del tempo hanno reso insensibile Furiosa, Anya Taylor-Joy cattura la speranza giovanile del suo personaggio di tornare a casa. Tuttavia, nonostante abbiano portato sul grande schermo due versioni distinguibili dello stesso personaggio, Anya Taylor-Joy e Charlize Theron hanno una cosa in comune nella vita vera. Questo elemento comune tra le due ha sorprendentemente giocato un ruolo cruciale anche nel loro casting. Sentite qui. Il background di danza di Charlize Theron e Anya Taylor-Joy ha contribuito al casting di Furiosa, e questo perché George Miller è sempre rimasto impressionato dalla disciplina che mostrano i ballerini. Molti fattori potrebbero aver contribuito al casting di Anya Taylor-Joy e Charlize Theron nei film di Mad Max. Tuttavia, come ha rivelato poi lo stesso George Miller, le due attrici condividono questa caratteristica ed è questa che è stata cruciale per la loro selezione. Infatti entrambe hanno questo background nel mondo del balletto. Durante le riprese di Happy Feet, George Miller, che era appunto il regista, ha lavorato con diversi ballerini perché l'intera trama del film ruota proprio attorno a un pinguino che balla il tip tap. Le sue esperienze con queste figure lo hanno aiutato a capire che i ballerini sono disciplinati sia emotivamente che fisicamente, due qualità che lui voleva vedere nell'attrice che avrebbe interpretato Furiosa. Molto prima che Charlize Theron interpretasse Furiosa in Mad Max Fury Road, l'attrice frequentava la Geoffrey Ballet School di New York e considerava anche di intraprendere proprio la carriera di ballerina, prima che purtroppo un infortunio al ginocchio la costringesse a smettere. Fortunatamente per lei, i suoi primi anni di danza classica hanno aperto la strada al casting di Furiosa. Allo stesso modo, Anya Taylor-Joy ha studiato danza classica fino all'età di 15 anni, cosa che apparentemente l'ha aiutata ad acquisire proprio la disciplina che George Miller si aspettava di vedere nella caratterizzazione di Furiosa. Ma perché George Miller ha sostituito Charlize Theron con Anya Taylor-Joy per Furiosa? La risposta è le limitazioni della CGI. Oggi con la CGI si può fare qualunque cosa, anche ringiovanire significativamente un attore o un'attrice. Pensate al The Irishman di Scorsese, in cui De Niro e Joe Pesci sono stati trasformati in dei trentenni a 80 anni suonati. Furiosa funge da prequel di Mad Max Fury Road e quindi presenta una versione molto più giovane del personaggio di Furiosa. George Miller avrebbe preso in considerazione anche lui l'idea di ringiovanire Charlize Theron utilizzando i VFX. Tuttavia non era molto soddisfatto proprio dei risultati indovinati di The Irishman con la tecnologia anti-invecchiamento. E chi può dargli torto? In effetti l'effetto era, non lo so, un po' anche animali, diciamo. Dato che Miller è noto per il ricorso agli effetti speciali più che agli effetti visivi, è logico che non volesse fare troppo affidamento sugli strumenti di ringiovanimento digitale. Ma mai dire mai, i fan possono ancora sperare di rivedere Charlize Theron nel ruolo o nei prossimi capitoli pianificati da George Miller per il franchise di Mad Max. Ma voi che cosa ne pensate? Miller ha fatto bene a evitare il lavoro che invece ha scelto di fare Scorsese, o avreste preferito Charlize Theron al posto di Anya Taylor-Joy a costo di una massiva CGI? Fatecelo sapere come sempre in un commento qui sotto, iscrivetevi ai social al canale di Screen Week se ancora non l'avete fatto, e per altri contenuti di cinema e serie venite a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks. Ai prossimi appuntamenti, ciao!